sono vietati gli assembramenti più di due persone in ogni momento. Siamo a Cisliano, circa 20 km da Milano. Questa è la palestra di una scuola media dove si stanno facendo i test sierologici. Queste sono le persone in coda per vedere dal test se hanno gli anticorpi o meno nel sangue. Questo test è ancora ufficialmente vietato da Regione Lombardia. Quanti sono finora? 440 per oggi, però sicuramente qualcosa in più. Lei addirittura è coperto proprio... Sono un medico. È un medico, è suo padre? Ecco. Quanti anni ha? 90. Il pugno. È stato ricoverato 3 giorni per una forma polmonare e nessuno mi toglie dalla testa che non potesse già essere... Covid. Boh. Parliamo di limitazione della vita personale facendoci stare a casa e poi venite a dire che loro vengono a dire che vietano di fare il test. Ragazzi, siamo in un paese libero fino a prova contraria. Io il mio test me lo pago, me lo faccio. Se voglio lo faccio 100 volte, sono fatti niente. Ma però la tristezza è che uno deve farlo in una palestra organizzandosi e forzando la mano perché la politica a livello centrale e regionale non decide. D'accordo, però siamo in Italia, ci adattiamo, siamo italiani, quindi va bene così, va bene. Viva il sindaco che ha deciso di fare così. Il test che facciamo noi è certificato da inizio marzo, il primo test che è stato certificato in Europa. Le posso però far leggere questa nota di Regione Lombardia del 26 marzo che manda a tutte le ATS, cioè alle ASL, dicendo questo proprio: non possono essere utilizzati i test sierologici nell'ambito della Regione Lombardia nella diagnostica. Noi i test li facciamo analizzare a Napoli. Però il test lo fate pagare. 45 euro, ma io ho avuto persone chiuse in casa per 3-4 settimane che quando hanno fatto il test sono risultate negative. È disumano. Lui è il dottor Andrea Adessi, responsabile del laboratorio privato Onilab, specializzato in esami di laboratorio e che ha stretto un accordo con l'Istituto Diagnostico Varelli di Napoli. Io dal primo giorno ho detto: facciamo un lavoro in grande stile, facciamo un'indagine epidemiologica che non è mai stata fatta in Italia. Non ci ha risposto nessuno. Ritengo che abbiamo perso un mese e mezzo. Perché dice così? Perché abbiamo aspettato, la Regione Lombardia ha aspettato che uscisse il test loro. Il test loro è quello contenuto in questo accordo di collaborazione scientifica tra la Fondazione Policlinico San Matteo, centro d'eccellenza pubblico, e la multinazionale Diasorin per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi da Covid-19. La multinazionale corrisponderà alla fondazione, per i successivi 10 anni, una royalty dell'1% sul prezzo netto praticato per la vendita al cliente finale di ciascun kit sierologico, con un minimo di 20.000 euro per anno. Proprio questo test sul sangue è l'unico che Regione Lombardia ha certificato. Si comincia oggi, 23 aprile, con le province più colpite di Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi, dopo averci pensato per più di un mese. Che Regione Lombardia voglia imporre un determinato test lo trovo francamente fuori da ogni ragionevolezza. Noi siamo uno dei 4 test che il Ministero della Salute ha individuato come affidabile. Dai primi di marzo ci sono un sacco di laboratori in Lombardia che hanno i reagenti in casa. L'apparecchiatura la utilizzano anche per altre cose. Ora, non si capisce perché non debbano utilizzarlo proprio per quello. Ci stanno chiamando una marea di comuni della provincia di Brescia, della provincia di Bergamo, perché nonostante siano state le zone dove il focolaio è stato più violento, non si è fatto niente. Non si è fatto nulla. Nulla. Perché bisogna aspettare un test che esce forse il 20 di aprile? Ma non puoi dire: qua ci sono io, la regione mia, comando io e decido io cosa si fa. Qua siamo a creare una specie di monopolio gestito da una regione. Questa è la sede della Tecnogenetics, uno dei partner del colosso cinese KHB. Loro volevano commercializzare uno dei loro test sierologico, avevano chiesto di partecipare all'analisi scientifica del San Matteo di Pavia, ma non hanno mai ricevuto risposta. E pensi che noi eravamo partiti con un tavolo di lavoro il 4 di marzo all'Istituto Superiore di Sanità. A Roma. A Roma. Eravamo a disposizione per far provare i nostri test, per fare delle verifiche. Da allora non è successo nulla. Fortunatamente alcune regioni si sono prese carico di fare delle azioni individuali, sì, cito certo. La regione Campania, certo. Cito la regione Toscana, cito la regione Emilia-Romagna, hanno valutato i metodi,
li hanno ritenuti all'altezza e hanno cominciato ad acquistarli e utilizzarli, tranne che nella regione Lombardia, dove abbiamo dato anche la disponibilità a offrire 20.000 test gratis nel momento di massimo difficoltà delle regioni. Un mese fa, non siamo stati neanche ascoltati, neanche regalati. La questione non è di una bega tra aziende, assolutamente non è questo il punto. Questa indagine epidemiologica nelle zone focolaio si poteva fare già un mese fa, invece non si è capito nulla e i nostri, diciamo, presidi sanitari sono diventati non dei focolai, sono diventati dei vulcani. È inutile che ce la raccontiamo, i tamponi a tutti non si possono fare. La presa, diciamo, del sangue andando in laboratorio si può fare una volta a settimana, una volta al mese al limite. Si dovranno per forza usare i test rapidi. Questo, come le dico, nel momento in cui l'OMS dirà questa è la lista dei test convalidati, tranne libera tutti. Diasorin ha accelerato i tempi in Italia perché deve portare assolutamente il file in America, perché stanno aspettando con urgenza l'approvazione FDA. Gli Stati Uniti hanno finanziato Diasorin per il Covid. Noi del settore sappiamo benissimo che se in Italia si vende un euro, in America si vende 5 se non 10. Da maggio in poi lei vedrà, il test rapido si imporrà a furor di popolo, perché è l'unico mezzo, è l'unico modo pratico, continuo, per tenere la popolazione sotto controllo.